In apertura del nostro telegiornale parliamo di finanze, in particolare delle strategie della Banca Popolare di Puglia e Basilicata per rinsaldare quel rapporto di fiducia tra istituto di credito e la clientela. E allora ne parliamo con il vice direttore della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Vittorio Sorge, che è collegato in diretta Skype con noi. Buonasera vice direttore, benvenuto. Buonasera a voi. Allora, intanto parliamo del premio conferito al vostro istituto di credito dall'Associazione Banche Italiane. Allora, può essere considerato una sorta di riconoscimento di una mission che vuole intanto garantire tradizionali servizi alla clientela, però, come dire, anche innovare. Sappiamo quanto l'innovazione sia fondamentale in tutti i settori in questo momento. Ah, sicuramente, guardi, io le devo dire la verità. Mi devo ancora riprendere dallo stupore per aver ricevuto questo premio, perché, come ha detto lei, è il premio per l'innovazione che l'Associazione Bancaria Italiana dà ogni anno. E aver vinto forse anche il premio più importante, che è quello dell'innovazione dei canali, insieme alle principali banche del paese, Intesa, Unicredit, Viper, ci rende chiaramente molto orgogliosi, ma insomma un po' anche increduli per quello che abbiamo fatto. Secondo me è un riconoscimento però a una visione strategica che questa banca ha avuto, perché quando un anno fa il Consiglio d'amministrazione ha approvato l'iniziativa progettuale, ci voleva una visione strategica che poi è stata premiata. È un riconoscimento al team che ci ha lavorato, delle persone che hanno dimostrato una competenza, ma devo dire anche una grandissima passione, perché per superare le grandi difficoltà che abbiamo avuto nel corso di tutto questo anno, ci voleva passione e determinazione, perché per chiarirci, noi non abbiamo fatto un qualcosa che era solo nelle nostre possibilità, ma abbiamo dovuto lavorare su interconnessioni di sistema che dovevano essere disponibili già dal 14 settembre del 2019, in realtà non sono ancora oggi forse totalmente disponibili. Però è anche un riconoscimento, come ha detto lei, che quando si pone il cliente al centro della strategia, i risultati vengono e il riconoscimento è certamente tangibile. E a proposito di innovazione digitale, con Connecta, quali sono i servizi aggiuntivi che verranno offerti alla clientela? Allora, Connecta nasce da un concetto fondamentale, dal voler essere connessi al cliente e permettere al cliente di essere connesso nel mondo del digitale. Perché? Perché con questa app Connecta la banca consente al cliente di aggregare in un'unica applicazione tutti i conti correnti che detiene presso qualsiasi banca, quindi non solo la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ed effettuare pagamenti da qualsiasi conto e conti egli abbia. Quindi è uno strumento sotto questo profilo molto innovativo e tra l'altro io uso dire democratico, perché è gratis, è scaricabile facilmente dagli store iOS o Android, e anche un non cliente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata lo può usare, lo potrà usare, perché c'è ancora un processo di arricchimento delle banche disponibili in corso, anche non essendo cliente della Banca Popolare. Quindi queste sono le due principali caratteristiche che permettono alla banca di essere, come si dice, compliant con la normativa PSD2, che è una normativa che è entrata in vigore appunto nel 2019, il 14 settembre, e è a favore del cliente, perché è una, come devo dire, una possibilità che si deve offrire al cliente nei confronti della quale noi siamo tra i primi in Italia. Connecta però è anche uno strumento social, nasce proprio e nativamente studiata per essere un unico touch point digitale sul quale il cliente potrà avere di volta in volta una serie di servizi sia della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ma anche di altre istituzioni finanziarie e non finanziarie che lo tengano appunto connesso a questo strumento e possibilmente anche alla banca. Consente in chiusura al momento la categorizzazione di tutte le sue spese che il cliente ha su tutti i conti, la gestione del bilancio familiare, ed è studiata proprio per essere, come si dice, sull'edge della innovazione tecnologica, perché c'ha un assistente vocale e un riconoscimento biometrico molto efficaci.
Per dirle in maniera molto semplice, abbiamo, come dire, avere un economista a portata di click, giusto dire così? Brava, l'ha detta molto bene, me la sfrutterò, è così. Perfetto. Perché click, tra l'altro, come lei un po' mi consente di dire, è uno dei servizi che a breve integreremo, che è in sostanza un servizio di pagamento da telefonino senza dover conoscere l'IBAN del destinatario. Io non so lei, ma ho sempre difficoltà a ripetere, quando dobbiamo fare dei bonifici, 27 numeri, le 27 direi cifre che devono essere riportate per l'IBAN del destinatario. Complic, che è una soluzione di una fintech italiana, tra l'altro di una pugliese, noi consentiamo di fare un pagamento conoscendo solo l'SMS e il numero di telefono o l'email del destinatario. Ma oltre a Plic introdurremo tante altre novità. Abbiamo sviluppato per esempio un'applicazione in tecnologia blockchain che certifica la filiera del prodotto agricolo. Siamo partiti con il vino, quindi l'abbiamo chiamata Wine Chain e l'abbiamo fatta con la cantina Due Palme, ma la renderemo disponibile su Connecta anche per altre aziende. E potremo rendere disponibili le assicurazioni istantanee e digitali, quindi è pensato proprio come un ecosistema che si arricchirà di volta in volta. Anche sulle proposte del cliente che ci potranno arrivare tramite il nostro customer care. Assolutamente sì, a proposito di IBAN faccio fatica a ricordare la mia data di nascita, che potrebbe essere anche un bene, figuriamoci un IBAN con così tante cifre. Sono io. Allora, in chiusura, beh, ovviamente la domanda è di prassi, quali sono le prossime sfide che vi attendono? Allora, noi non ci fermiamo perché sappiamo che dobbiamo guadagnarci ogni giorno la fiducia del cliente e proprio, direi, quella che si usa dire, la customer experience, cioè la soddisfazione del cliente nell'approcciarsi alla banca e ciò su cui dobbiamo sempre continuare a lavorare. E ci vogliamo lavorare sia con il digitale, sia in ottica di relazione col cliente, perché come lei ha detto all'inizio, siamo una banca del territorio e vogliamo confermare la nostra relazione sul territorio. Però il digitale ci aiuta sempre di più, anche purtroppo gli eventi difficili degli ultimi mesi ci spingono a capire che dobbiamo investire sempre di più sul digitale. E questo noi lo vogliamo fare cercando di dare ai nostri clienti degli strumenti che io uso dire sono di self-banking, cioè il cliente deve poter in teoria fare gran parte delle operazioni semplici da casa, più di quante oggi non gliene consentiamo di fare. E poi degli strumenti per essere gestito a distanza, perché l'interfaccia, no, relazionale con la rete, con il gestore, e non la dobbiamo mai abbandonare. La possiamo rendere fisica, ma dobbiamo anche renderla possibilmente, come devo dire, remota, perché dobbiamo essere in grado di poter interloquire con il cliente anche in via remota. Quindi stiamo lavorando su questo, con tutti i corollari tecnologici che lo abilitano, l'intelligenza artificiale, come ho detto, la blockchain e quant'altro. Però una cosa la voglio dire in chiusura: siamo assolutamente consapevoli che il patrimonio relazionale, quindi la capacità dei colleghi, è sempre fondamentale. Su questo un messaggio che mi sento di dire, che per me è molto importante, non solo per la banca della quale faccio parte, ma anche come segnale di ripresa, è che noi abbiamo visto che via via che il lockdown è stato allentato, la nostra rete è stata in grado di lavorare intensamente con i clienti, sviluppando un'attività commerciale per me anche inaspettata, perché insomma sappiamo tutti quello che abbiamo passato. E questo che cosa vuol dire? Che i gestori, la rete della banca, ha dimostrato anche una maturità importante in termini di credibilità, che è il primo patrimonio su cui continueremo a investire rafforzando il digitale. Senza mai perdere il contatto umano, che mi sembra sia assolutamente fondamentale. Allora, grazie al vice direttore generale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Vittorio Sorge, grazie per essere stato con noi e grazie buon lavoro. Grazie a voi.